Remember, we were staring up to those peaks on the horizon. Ebbene sì, oggi è 31 dicembre 2017 e grazie, d'altronde il video si chiama 2017. Quindi diciamo che anche quest'anno per certi versi è stato indimenticabile. Ma il fatto è che sapete, a me piace parlare e anche tanto. Però preferirei non parlare e basta in questo video. Ho preferito raccontarvelo come meglio mi viene. E quindi facendo un montaggio dei momenti migliori e anche peggiori. No dai, sto scherzando, tanto quelli migliori che poi so che me menate. E quindi ho racchiuso tutto in questo speciale di fine anno, che teoricamente è questo. Vabbè, partiamo! L'ironia della sorte è che questo, che forse è stato l'anno migliore, almeno per risultati, traguardi, tappe, chiamiamole come vogliamo, per quanto riguarda YouTube, sia stato quello che forse è cominciato peggio. Sì, perché io sono sempre stato molto trasparente con voi, però quest'anno, all'inizio del 2017, ho fatto molta fatica. Non vi dico che ho pensato di abbandonare, però sta venendo meno un po' quel divertimento, quella spensieratezza che mi ha sempre contraddistinto e che non può mancare se fai questo mestiere, comunque questa attività. Insomma, il gioco, l'hobby, era tanto il tempo che dedicavo, poca la voglia e pochi risultati. Quindi mi sono fatto una domanda, ho detto, ma non è che poi magari dipenda anche un pochettino da me questa cosa? Perché poi è normale che non è sempre rosa e fiori la vita. Come vi dico sempre, never give up. Quindi tu non devi pensare che sia sempre facile. Il segreto è avere la forza di far diventare facile quello che apparentemente è difficile. E quindi uscire da un momento complicato della propria vita. Musa al centro, servito Musa, in area di rigore, Musa! Apre il piattone! Da solo però non vai da nessuna parte e quindi il ringraziamento va anche a voi. Voi che mi avete comunque sempre supportato, sempre no, ma sì al tempo stesso. Perché vi dico questo? Perché magari non sotto tutti i video, magari ognuno di voi segue il sottoscritto per un ambito particolare, per una serie particolare. Come può essere la carriera, una serie che ha spaccato quest'anno, sta ancora spaccando fortunatamente, ma vi parlo di quella con il Leicester, di quella con le Foxes, della carriera che forse dal punto di vista emotivo mi ha trasferito e vi ha trasferito di più da quando esisto su YouTube e forse, adesso, modestia a parte, Gianni, tu che mi guardi sempre, dici che posso prendermi la briga di dire che forse è stata la miglior carriera in Italia? Ah no, ho copiato FIFA Hit perché c'ho la facecam in alto a destra. Fa niente. Scherzi a parte ragazzi, che non è la trasmissione. Migliore o no, non spetta a me dirlo. Io porto sempre la mia passione nel modo migliore, nel miglior modo in cui riesco a fare. E penso che quest'anno con il Leicester veramente ci siamo tolti davvero tantissime soddisfazioni. Io non riesco, sapete, è difficile che io rimanga senza parole. Ma se penso al Leicester non mi viene in mente nulla. Mi metto lì, guardo, ammiro, mi godo la serie, mi godo il film che è uscito e che vi lascio nelle schede. È stato veramente meraviglioso. Come non ricordarsi di Kanté! Kanté! Oppure dell'uomo che penso ci abbia fatto urlare di più in assoluto, per quantità e qualità. Venti a recuperare subito, allora Keita può andare. C'è ancora dentro il momento di Vardy con Keita, come ho visto la lancia, attenzione Vardy ancora, Vardy in rigore, Vardy, 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 la doppietta in un minuto, Jamie Vardy, incredibile, ancora il Leicester. Fino ad arrivare a lui, lui che si è preso la briga di nuovo re di Leicester. Indovinate come? La prende Zuma, adesso è tutto un altro Leicester, Tolisso dentro da Musa, calcio difficile, ma tocco di ritorno splendido, ancora per Corentin Tolisso, che ha sbagliato una volta, ma non la seconda, e allora Leicester rientra in partita. Marez, Tolisso va a prendere posizione al centro, viene servito come sempre, Corentin Tolisso, 2-2, il Leicester non muore mai. Si deve andare col pallone per Tolisso, anche il movimento da parte di Musa verso la porta. Attenzione che corre Musa, attenzione che non lo prendono. Musa ha saltato un uomo, ha sempre Musa che è costretto a tornare indietro però. Non è finita con Mahrez che vuole il pallone largo. Posizione regolare di Mahrez che deve andare all'altra versione. Arriva ancora verso Tielemans, Sciorluca. Prima di Tielemans, poi Denisov. Allontana malissimo, Dembele dentro. Per Tolisso che lotta, Tolisso! 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 3-2 per il Leicester. Tripletta di Tolisso, non è vero! We'll be right back.
mettere in un bicchiere Nutella e ketchup o latte e Coca-Cola. Schifo, latte e Coca-Cola, ti faccio il latte e Coca-Cola, latte, che schifo. Latte e Coca-Cola. Te lo bevi qua. Ma non c'è scritto bevilo. Per poi non so con quale forza mistica. No, non so con quale forza mistica raggruppare tutte le insegnanti più. Quello. Fregne! Ok. In una stanzetta. E spogliarli. Ma io non ho qua in quinta elementare. Rendiamoci conto, in quinta elementare. Esattamente, cioè. Ho sempre sognato una piscina. La piscina di terra, cioè, intorno ai canguri gialli. Gialli e verdi. Quella è la luce. Scusate, ogni tanto mi eccito mentre. Ragazzi, ho avuto un orgasmo. Proprio è stato meraviglioso. Come è successo? Verticale per Musa, che poi si appoggia a Marezze. Perché Equitalia? Perché Equitalia? Che cosa vuol dire? Verticale per Musa, Equitalia. Tu sei un maschio. E tu comacchio. Tu comacchio. Io sono un comacchio, regà, ok? Non alla fede, per favore. Non mettere mai in discussione questa cosa. Se Carlotta ha detto che sei un comacchio, vuol dire che avrai i suoi motivi per pensare questa cosa, ok? Basta. Il 2017 però è stato anche l'anno della fine. Eh sì, perché... Spero che quel giorno non arrivi mai. Quante volte ce lo siamo detto un po' tutti e quante volte pensavamo a malincuore che fosse giunto il momento. Eppure, tu hai sempre risposto sul campo, a tutti. Volevo imitarti in tutto e per tutto, dal taglio di capelli al modo di giocare, anche se con scarsi risultati. Eppure, in qualcosa sono riuscito a raggiungerti. Eh sì, perché esattamente come te non ho mai mollato. Mai. Nemmeno quando, dopo un gravissimo incidente per il quale ho rischiato l'amputazione di una gamba, sono stato costretto in un letto di ospedale per diverso tempo e mi sono visto strappare il mio più grande sogno, il calcio. E anche lì tu in qualche modo sei riuscito a starmi vicino. Magari non lo sai neanche, magari non te lo ricordi o magari non ci hai mai fatto caso. Ma comunque, grazie al papà di una mia compagna di classe, nonché un tuo grande amico, e ti parlo di Gigi Di Biagio, mi hai fatto arrivare un bellissimo regalo, ovvero la maglietta ufficiale di quella stagione con la tua dedica. Madonna, quant'ero brutto! Oh, levate sta foto! Perché dimoselo, Francè, a noi non piace farci dare ordini, non ci sta bene che sia qualcun altro a dirci di smettere. Smettere di fare qualcosa che ci piace, quello che ci riesce meglio, solo che a volte bisogna farlo, anche se è dura, molto dura. È semplicemente il ciclo della vita che prima o poi ti presenta il conto, purtroppo o per fortuna, ma in questo caso direi più la prima. Oggi, 28 maggio 2017, tu smetti. Smetti e ti porti via un'era, l'era più bella dei tifosi romanisti della mia generazione, senza dubbio. Con te se ne vanno i sogni di essere Totti, con te se ne va il concetto di bandiera. Però non devi essere triste, nessuno di noi deve esserlo. Per carità, lo sappiamo tutti che non volevi che finisse così. Saresti voluto arrivare tu a prendere questa decisione, e invece sei stato trattato in maniera incoerente e vergognosa. Ma come stavo dicendo, non devi essere triste. Anzi, tu devi essere orgoglioso di quello che hai costruito. Devi essere preso come punto di riferimento non solo dagli sportivi, ma in generale come persona. Fino alla fine hai preso a calci quel pallone come fosse un orologio e l'hai preso a calci talmente forte che sei finito per romperlo, così che il tempo si è fermato per aspettarti e per omaggiarti, per farti capire che nulla è impossibile se ci credi davvero e hai la giusta determinazione. Hai onorato per un'intera carriera i colori che hai sempre amato, non te ne sei mai andato. Tu sei diventato il re di Roma, altro che il Libano Erdandi. E puoi stare tranquillo, perché anche se in maniera concreta non indosserai mai più la maglia della Roma, le tue giocate e i momenti meravigliosi che ci hai fatto vivere riccheggeranno per l'eternità. Adesso pensa solo a questa nuova avventura, qualunque essa sia, e ricordati che c'è solo un capitano per sempre. Avrei visto, faccio tanto l'idiota, poi anche quando devo farsi video un po' più seri, so forte. Ah, no, comunque arriva l'estate e si va avanti, siamo sempre qua, siamo sempre autistici, non cambiamo, figura. Però arriva l'estate e anche i video estivi. Oddio, un fan! Nel senso che sei divertente. Del mondo! Campioni del mondo!
tua madre, quella puttana. Tua sorella è quella bocchinara. Dai, vai, vai. Non devi bere, devi tenerla in bocca. Infatti non la sta bevendo, coglione, non sta ingoiando. Schifo, vero? Dai, fa dai, schifo. Dai, fa schifo a lui che mangia il pomodoro, pensa a me, che cazzo. Ma perché c'ha un sapore tutto suo la passata, quando è cotta e buona. Oddio, ma la dico, gliela lascio esplodere tutta in faccia. Tu ti chiami, giustamente, presentati. Ragazzi. Che enfasi che c'ha me. Tara. Allora, non mi fate ingannare dall'altezza, che effettivamente potrebbe essere un po'... però, tu quanti anni hai, Sara? A 18 anni, ragazzi, più grande di me. Vi giuro che non è che sto cercando nane apposta, so io che sto alto. Sì, allora, ma adesso ne parliamo di questa cosa, perché Bacio Schiaffo nasce all'Alien. Ma la cosa divertente, come praticamente tutti i video che generalmente vanno bene e diventano virali, è che, è una piccola chicca che voi non conoscete, non me l'aspettavo. Ma non me l'aspettavo, io quel video neanche volevo farlo inizialmente. Cioè io stavo lì, mi stavo divertendo perché ero stato invitato ad un evento e mi è stato chiesto, guarda, già che sei qui fai un video. Il mio amico Simone Gargiuli, che saluto, lo ringrazio per tutte le riprese che ci ha fatto durante quel video e anche durante il derby degli youtuber. Insomma, noi stavamo lì, abbiamo deciso di fare questo video, se siamo guardati in faccia abbiamo pensato la stessa cosa, stiamo a fare una cafonata. Però, sapete, a volte serve anche staccare, divertirsi e... Roma Crew, mi dice qualcosa Roma Crew? Beh, ormai penso di sì, dato che è da 6 mesi che stiamo portando avanti questo progetto. Però, per chi ancora non lo conoscesse, Roma Crew è una bella iniziativa da parte degli SR Music e di alcuni youtuber, tra cui me e Sequolf. Non so se lo conoscete, dovete sapere che lui non può fare le capriole perché sennò, essendo roscio, pia fuoco. Ma andiamo avanti. Viola, no, è Puskas, è... Bufando, bufando, bufando. È giusto per chiudere, e la Lazio è la Lazio, e quindi tra i video e le vacanze l'estate purtroppo è finita, che poi non sarebbe male, cioè perché noi quando siamo in estate generalmente oh, ma fa caldo, ma era meglio l'inverno. Solo che poi arriviamo a settembre e tra le tante cose che ritornano e ricominciano ce n'è una in particolare. Non riesco manco a dire, cioè proprio mi viene la scuola. Fede, vai a dormire che devi alzarti presto. Sì, sì, vado. Buonanotte. Ciao, buonanotte. Testini domani mattina, dai che c'ho poco tempo. Vabbè, ma non si può vivere così, ma che cazzo. Vabbè, ma poi se ci pensiamo a settembre non è così male in fondo, tralasciando la scuola, perché ricomincia a metà mese e tutto quanto. Poi però si va avanti e arrivano molte belle notizie, tra cui l'uscita di FIFA, e allora quando noi pensiamo all'uscita di FIFA, a cosa pensiamo? Alla carriera. E quest'anno, dopo un'esperienza lontana dall'Italia, a Londra, a Leicester, con le Foxes, esperienza indimenticabile, siamo tornati a casa. Perotti, occhio che Marezza è partito senza palla, Perotti per il momento lo ignora, c'è il taglio di Dzeko, ignora anche questo, cioè ce l'ha qui solo, non lo ignora, lo serve! Al 35esimo passa la Roma, dentro da Schick che la gira subito per l'inserimento da parte di Pellegrini. 3-2 Pellegrini, impazzisce l'Olimpico, remontata della Roma. Il
durante questa mia esperienza, fin da quando ho iniziato, non vi ho mai nascosto i miei punti di vista, non mi sono mai fermato al numeretto e soprattutto non mi sono mai risparmiato dal provare a trasferirvi qualcosa o da fratello maggiore o semplicemente da amico. Sì, perché come vi dissi nel periodo del Romix, o comunque nel periodo subito successivo, esattamente il 16 ottobre, a 4 anni esatti dall'apertura del canale, io preferisco avere pochi amici ma buoni rispetto a tanti numeri che stanno là ma la rimangono. E così si arriva al video più importante, senza dubbio, al video più importante dell'anno, alla tappa più importante dell'anno. Ricordatevi una cosa: quando avete un obiettivo e lo raggiungete, ringraziate quelli che hanno sempre creduto in voi e mandate un bacio a chi vi ha fatto male, perché vi ha dato la forza di andare avanti. Il 16 ottobre 2017 siamo diventati 50.000, ma non preoccupatevi, non finisce qui. Anzi, siamo soltanto all'inizio. Never give up. Così che arriviamo ad oggi. Mazza come vola il tempo, no? Oggi è il 31 dicembre, è l'ultimo dell'anno. Non Capodanno, ragazzi, imparate, non è Capodanno, Capodanno è il primo. Indi, per cui, come dice il mio amico Andrea Baglio, stasera spaccatevi a merda. Ecco, sta cosa la dovevo dire. Non fate i botti, perché è una cosa abbastanza stupida, però vi dovete ubriacare. E poi si sa, ragazzi, chi non a Capodanno, non... Vabbè, va. Ciao, raga. Ci vediamo nel 2018. Per certi versi indimenticabile, per motivi belli e brutti, perché è la vita, no? Lo sappiamo. Spesso ho cercato all'interno di quest'anno e non solo di condividere con voi video porno. È il problema che non prende internet. Devo dire un'altra cosa. Sì, dai, non piamose in giro. La carriera ha aiutato tanto, perché diciamo che abbiamo attraversato un'esperienza magnifica. Mi sono immedesimato mai prima d'ora. Come con il Leicester ho utilizzato un italiano equino, e quindi questa parte va nel backstage. E quindi sì, tra i video e le vacanze, l'estate è passata. E poi? E poi? Na, se ancora un po' mi piaci, la colpa è dei tuoi baci che mi hanno preso l'anima. Li mortacci tua. Vi svelo un segreto. La cosa bella è che per montare questo video ci metterò gli anni, e poi lo guarderanno 3,5 persone. E io mi incazzerò, perché dirò: ho fatto tardi. E la gente poi non lo guarda il video. Se carico la carriera, la guardano. Se carico un video di contenuti interessanti, non lo guardano.